Qualche giorno fa sono entrati nell'appartamento della nostra vicina di casa e hanno rubato dentro. Come è successo, praticamente hanno osservato la casa, hanno visto che non c'era nessuno perché era in vacanza e sono entrati dalla finestra e hanno svuotato la casa. Ecco, questo apparecchio potrebbe prevenire delle cose spiacevoli come questa, anche se io lo utilizzo da anni per tutt'altro. Apriamo subito la scatola, vediamo che cos'è. Nella scatola troviamo solamente una presa e il manuale di istruzioni. Le cose utili che potete fare con queste prese wifi sono veramente infinite, dal prevenire i furti, per esempio comandando o in automatico o anche a distanza una luce che mettete a casa, così i ladri non sanno se siete a casa o non siete a casa, fino all'accendere e spegnere da remoto il computer come faccio io, o per esempio ci sono anche queste prese qua che potete installare dentro le vostre tapparelle elettriche per aprire e chiudere le tapparelle in automatico o anche a distanza, sia per evitare i ladri ma anche per esempio se volete programmare le tapparelle che si aprono da sole all'alba se volete svegliarvi presto. Ecco, potete utilizzare anche questi apparecchi per accendere o spegnere riscaldamento o aria condizionata nella casa in montagna o al mare prima di andare, così arrivate e trovate la casa calda o fredda a seconda di quello che volete. Non dobbiamo far altro che inserire la presa in una presa di corrente. La presa deve essere vicina al vostro router wifi e anche il vostro telefono. A questo punto dobbiamo schiacciare per 10 secondi questo bottone e inizia a lampeggiare velocemente questa luce blu. A questo punto dobbiamo andare a scaricare un'applicazione. Questa applicazione si chiama Oitem, che sarebbe il produttore di questa presa, e come potete notare adesso mi chiede una password, in realtà perché io l'ho utilizzata già questa applicazione e mi chiede la password per entrare. Entro, ho già, vedete qua, un'altra presa abbinata a questa applicazione. Clicco di aggiungere una applicazione, vedete che ci sono qua tanti apparecchi intelligenti che possiamo aggiungere per comandare tramite questa applicazione. Andiamo sulla presa elettrica e qui ci chiede che se la luce qua sta lampeggiando velocemente, gli confermiamo e andiamo avanti. A questo punto lui rileva che sono collegato a una rete wifi e mi chiede la password della rete wifi, quindi scrivo la password e adesso inizia a configurare la nostra presa wifi con la password della nostra rete. Ecco, vedete che adesso inizia a lampeggiare lentamente la luce e questo vuol dire che l'ha già configurata per la nostra rete. A questo punto, quando finisce la configurazione, vedete che la luce è spenta e questo vuol dire che la nostra presa è spenta e però è configurata bene. A questo punto possiamo comandare la presa tranquillamente con il nostro cellulare, sia se siamo sulla rete di casa ma anche se siamo per esempio negli Stati Uniti a fare una vacanza, e possiamo accendere e spegnere questa presa. Infatti adesso scollego questa luce davanti, la collego alla presa. Adesso posso comandare questa presa e tutto quello che è collegato a lei tramite il mio cellulare, anche se sono fuori dalla rete di casa posso comandarla. Ma non solo, posso anche comandarla tramite il mio orologio intelligente. Ecco, basta installare l'applicazione nell'orologio e come potete notare posso anche comandarla col mio orologio. Non solo, posso anche utilizzare un cronometro per accendere per esempio la luce o avviare un apparecchio dopo qualche minuto. Posso anche mettere un timer, questo timer gli dico per esempio di ripeterlo ogni giorno, ogni settimana, eccetera eccetera, quando accendere e spegnere la luce. Posso anche condividere un dispositivo o più dispositivi con altre persone, così loro possono comandarlo a distanza con un invito tramite numero di telefono o anche email. Come potete notare, questa presa si chiama PC Server perché io la utilizzo spesso da anni per avviare i miei computer da remoto. Per esempio, se sono al lavoro mi serve entrare con l'accesso remoto al mio computer, fare qualcosa o anche montare un video da remoto,
Praticamente programmando il BIOS che quando arriva la corrente accende il computer, si accende il computer, poi lo spengo e tolgo la corrente, così non consumo più corrente quando finisco di lavorarci. In realtà da anni che utilizzo questa tecnologia e compravo queste prese a basso costo, nonostante che ogni tanto il server cinese fa cilecca e non funziona, ma è talmente utile che comunque le compravo. In questo momento c'è questa marca che è migliore, sia un'applicazione migliore che è più affidabile il server, e appena aprite l'applicazione vi fa vedere subito se è connessa o no. Invece questa qui dovete provare due o tre volte finché vi connette. Ovviamente potete anche spegnere o accendere quello che avete collegato alla presa manualmente tramite questo bottone. Tra l'altro questa particolare presa della Oitem funziona anche con i comandi vocali di Alexa, che è un'applicazione di Amazon che è molto utilizzata negli Stati Uniti, che probabilmente arriverà molto presto anche in Italia. Come al solito vi lascio il link sotto nella descrizione di questo video. Ci vediamo nel prossimo video. See you in the next video. Chissà se traduce anche le parolacce. Who knows if it also translates the swear words. Type the asterisk 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 asterisk. I understand those the swear words. Capisce quello che dice. Urca, questo orologio è posseduto. This urge this watch is possessed. It takes an exorcist here. Se vado in Giappone posso portarti con me e tu parli al posto mio e no, no, non va bene. Oh, scrivi tutto quello che dico. Non imiti anche la mia risata, no? この時点で私は私と一緒にあなたを撮ることができますし、いいえいいえ良い私の場所に話したり、私が言うすべてを書きます。<笑>